Pure che tu parli di cazzate, per scusa. Quindi praticamente è giunto il momento di parlare della masturbazione. Chi di voi si è masturbato almeno una volta nella vita? Anzi, la mano. Così pochi? Anche due mani, per pensare. Io più volte. Fai due mani, per pensare. E va bene. Quindi solo uno, due, vabbè. Per quanto riguarda chi ha alzato la mano, volevo dirvi che non c'è niente di male in quello che avete fatto, è assolutamente normale che lo fate. E niente, normalmente nel processo proprio di maturità le donne lo fanno uno o due anni prima degli uomini, sapete? No, l'ho letto da una parte. No, non può dire così. Comunque, per quanto riguarda invece, purtroppo, e qui ce ne sono molti che non hanno alzato la mano, dividiamo questa categoria in due gruppi. Uno è il gruppo che veramente non si è mai masturbato. Allora, voi dovete sapere, quelli che non vi siete mai masturbati, che dal 1992 in Italia esiste questa struttura dell'ASD gratuita chiamata consultorio. Voi ci potete andare, trovate questa figura all'interno sempre gratuita che si chiama psicologo, ci andate e gli dite: senti, io non mi sono masturbato mai nella vita. Non vi preoccupate se quello si allarma che fa... è normale, però se uno è bravo, veramente bravo, in 15-20 anni potrebbe risolvere il vostro problema. Se invece l'altra categoria, cioè per quelli che non hanno alzato la mano, magari per una questione più di imbarazzo e timidezza, visto che siamo in un luogo pubblico e che uno ci tiene alla propria... dovete sapere che non bisogna vergognarsi della masturbazione, né tantomeno disprezzarla, perché significa fare del sesso con una persona che si ama veramente, cioè voi stessi, che l'indomani non è come quando vi svegliate con una gessa accanto e dite: mamma mia, ma che ho fatto, perché non potete tradire voi stessi, no? E perché è importante la masturbazione? Perché? Perché dalla mancata masturbazione sono nate un sacco di problematiche, tipo le guerre, il Parlamento italiano. No, vero, ora spiego questo. Ci fu un fricchettone negli anni 70 che si mise sulla montagna, pettorali scolpiti, capelli biondi lunghissimi, occhi tipo tra il cielo e le foglie degli alberi, fisico portentoso, c'è veramente un figo della Madonna, e disse a tutti gli altri fricchettoni bellissimi: fate l'amore, non fate la guerra! E tutti gli altri fricchettoni: bravo! Ma bravo che cosa? Voi immaginate quei poveri cessi o quelli più impacciati che erano messi da parte, che poverino non gliela dava nessuno, allora si sono organizzati e hanno detto: ora noi facciamo le guerre, distruggiamo il mondo. Cioè, che è sto fate l'amore, non fate la guerra? E noi che ci pensa? Un comitato, facciamola qualcosa. E da lì sono nate la guerra del Vietnam, la guerra del Golfo, il Parlamento italiano, eccetera. Quindi oggi come oggi, che siamo quasi nel 2012, che forse sarà l'ultimo anno, è giusto dire: fate l'amore anche da soli, non fate le guerre. La masturbazione quindi è una cosa importante, io mi masturbo sempre, anche se il mio dottore mi ha detto: non ti devi masturbare. Gli ho detto: ma perché dottore? E cazzo, ti sto visitando. quindi questa canzone parla di quella crisi, questa canzone parla di quei momenti in cui la masturbazione ci viene in aiuto, e parla di quella crisi che hanno tutte le coppie, dico veramente tutte le coppie, anche quelle che stanno benissimo, una volta ogni 28 giorni. Generalmente mi ricordo una domenica normale, quando ti svegli proprio tardi, tanto non c'è un cazzo da fare. Quando ti svegli riposato con il tuo alzato, e lei sa già le tue intenzioni, ma poi ti dice: cosa fai? Guarda che ho estrazione. Una curiosa sensazione che rassomiglia a un funerale, dove non è morto nessuno, solo il suo forte desiderio. Il che ti fa proprio incazzare, tu vorresti farle male, e ti fa male anche io. E quei suoi segni sono più soli quando ha le mestruazioni. È proprio vero che i tuoi seni sono più grandi di misura, perché di solito sei piatta, e invece adesso hai una prima piena. Io vado in bagno.
faccio compagnia. Giorni che a me sembreranno anni, quindi ti chiedo per favore soddisfazione ormorale, ma più faccio pretese più mi mandi a quel paese e non troviamo soluzioni, perché sei anche più nervosa quando hai le mestruazioni e mi ritrovo a passeggiare sulla spiaggia e guardo il mare come un coglione, sono solo, qui non c'è proprio nessuno, io quasi quasi mi rifaccio compagnia.